Incredibile, il secondo episodio della Sus Run all'interno di Shadow of the Erdtree. Incredibile, non ho tanto da dire in questa introduzione godosa, ragazzi. Ho una voglia di giocare che voi non avete idea, ma devo cercare di gustarmelo lentamente, ragazzi, perché poi prima che riuscirà un altro Elden Ring magari passeranno anni. Incredibile, e soprattutto, come vi ho spiegato nell'altro episodio, io devo cercare di godermela per dire anche un grazie a questo gioco che, come sapete, non sono riuscito a godermi proprio al massimo nella mia prima run, come ho fatto con altri giochi From. Per il resto, ambientazione top, momento Sepolcride assurdo quando arrivi, c'è questo albero oscuro incredibile, ci sono i veli, no? Di Marika che ha coperto questo luogo Sus. Abbiamo incontrato per adesso nemici standard, incredibile, però che i danni ragazzi si sentono. Avete visto Wolverine nell'altro episodio, ci ha dato un po' di filo torcio, ma poi Sus, ragazzi, con il potere del fulmine Sus, abbiamo purgato Wolverine, così se ne torna a vedere il film e ci lascia in pace. Incredibile, ragazzi. Per il resto, l'unica cosa che ho scoperto off camera, mentre guardavo le impostazioni Sus, ho scoperto questa cosa incredibile che effettivamente mi sa che l'hanno implementata con l'aggiornamento, cioè il fatto che posso vedere gli oggetti nuovi. Infatti, mentre tornavo a casa l'altra volta, dicevo, ma io avevo trovato un oggetto Sus nel video scorso, che poi non ho letto con voi, ho detto, capirai, non li troverò mai. Grazie a queste impostazioni incredibile li vedremo subito, ragazzi. Guardate un po', eccola qua, sono due impostazioni, ve le faccio vedere, ma sicuramente voi lo saprete, però lo voglio dire lo stesso. Eccola qua, contrassegna nuovi oggetti, che giustamente li avevo messo su no, e mostra scheda oggetti recenti. Quindi questa è proprio una scheda dove te li mette tutti. E in più abbiamo pure il cosino giallo che ce lo fa vedere. Fungo rosso carnoso l'abbiamo trovato, ecco da qui partono, e l'avevamo letto, mi pare. La polpa del fungo ricorda la carne cruda e può essere usata per riempire i vasi. Sì, questo mi sa che l'avevamo letto. Eccolo, questo non l'avevamo letto insieme. Non gli avevo dato peso perché lacrima di larva, scusatemi, questo l'ho visto un attimo fa, guardate, lacrima di larva, io pensavo fosse la stessa. Eccola, vedi, lacrima di larva, quella che ti serve per cambiare build da Rennala. Però se vedete lo sprite sono diversi, vedete? Quindi questa è la lacrima di larva dell'interregno Sus e questa è la lacrima di larva dell'interregno oscuro, che non ho letto, e la leggeremo insieme. Incredibile, fammi leggere quella normale. Nucleo di una caduta di imitazione nota come lacrima d'argento, e al contempo un organismo vivente, una... ok, la rinascita permette la ridistribuzione degli attributi potenziati dell'avanzamento di livello. Ora, quella oscura cosa ci dirà? Incredibile, che poi è verde, no? Sus è spettrale, creatura di straordinaria rarità che nasce dai sepolcri spiritici e vive una breve esistenza. Infatti io questo l'avevo trovato vicino a Wolverine, l'ho preso ma non gli avevo dato peso perché pensavo fosse la stessa, io ingenuo. E non è l'unica cosa che ho ignorato nell'altro episodio, ragazzi, meno male che ho messo questa impostazione. Materiale necessario al nuovo Damba di Rennala Regina, ok, questo è uguale. La rinascita permette di... ah no, niente, è proprio identico, ok, stessa descrizione, ti dice solo che è un oggetto raro e si trova nella Terra d'Ombra. Ok, no ragazzi, mi ero flashato robe assurde. Allora, il frutto lo avevamo visto, la farfallina di Mesmer pure, questo è l'unico trinket che abbiamo trovato che aumentava il critico, se non sbaglio. No, che sto dicendo, ragazzi? Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni colpo critico. Sì, ragazzi, vedete, sono rincoglionito, ma non ancora fino a quel punto. Ecco, questa è l'altra cosa che avevo preso eppure non gli avevo dato peso, ragazzi. Devo cominciare a dare peso a tutto. Le rune, io pensavo fossero rune normali, eh no, cavolo, ci sono le rune dell'interregno e le rune del regno oscuro. Vedete che ha uno sprite diverso? Residui dorati della grazia concessa ai caduti del regno dell'ombra, con 7 e 10.000 rune. L'albero d'ombra è il riflesso oscuro dell'albero madre. Azzope! Non per nulla la grazia risplende così luminosa. Quindi in questo luogo non ci sarebbe la grazia, perché Marika lo aveva coperto, e quindi figuratevi se la grazia ci arrivava. Quindi quella poca grazia che arriva è perché è il riflesso di quello dorato, insomma, dell'albero madre originale. Quindi qualche barlume arriva qua e quindi ci stanno ste robe, va bene. E poi questo non l'avevamo letto. Ricettario del suo potenziato 1 che avevamo trovato nella chiesetta distrutta, cioè qui accanto al golem Sus. Appunti sulle tecniche di creazione istigate dal sommo potentato che viaggiò ovunque nel mondo, va bene. Traumatizzato dalle grottesche pratiche del suo villaggio natio, riempiva grossi vasi con oggetti di ogni tipo. Vaso incendiario grande. Ok, possiamo fare i vasi giganti. E poi abbiamo trovato un vaso gigante. Grosso vaso vuoto dotato della misteriosa capacità di autoricomporsi, essenziale per la creazione di oggetti con vasi inclinati grandi. Il materiale e le magie sigillate al suo interno manifestano i propri effetti al momento del lancio. Sono prodotti dai sommi potentati del villaggio di Bonnie, questo mai sentito, deve essere una roba di qui, che li conservano in una prigione ghiacciata. Ok?
nell'interregno noi abbiamo il paesino dei vasi, qui li tengono congelati. Questo non avevamo, la polpa del fungo ricorda la carne cruda e può essere usata per riempire i vasi. Ok, benedizione di Marica l'avevamo letta. Sembra che in un lontano passato venisse usata la medicina spettrale. Questo mi sa l'avevamo letto. Questi si sono i cosi che puoi lanciare. Avevamo trovato questa cosa droppata dai soldatini. Questo è il tutorial di questi benedizioni dell'albero madre che io per adesso non voglio usare. Voglio cercare di godermi la rana al massimo. Lo puoi trovare nella chiesa di Marica. Benedizione dell'albero d'ombra, forza delle capacità offensive. Credenza vuole che quando l'albero d'ombra inizierà a disgregarsi all'interregno, le sue schegge si spargeranno in tutto il regno. Va bene. Questo è il martellone fichissimo che abbiamo droppato dal soldatone nella chiesa. Però a quanto pare fa un colpo sacro fortissimo. E questi sono sempre cavalieri al servizio di Mesmer. Non avevo letto la mappa, scusatemi. Mappa dei piani dei sepolcri, una terra landa ricoperta di sepolcri spiritici. La torre spiraleggiante degli araldi del corno si erge a nord-ovest, mentre l'intera regione è deturpata dalle straziante ferite della guerra. Ma la torre del corno non è la stessa di questo qui, no? Questi sono i guerrieri della torre. Eh no, mi sa che è la stessa allora. Guerrieri della torre, araldi del corno. No, mi sa che sono due cose diverse. Ah no, questo non l'avevamo letto, infatti. Le sue proprietà catalizzatrici lo rendono utile alla realizzazione di stregonie, incantesimi e magia del genere. Nodo di resina, va bene. Corno animale. Ma pure i corni sono diversi, ragazzi. Il crogiolo esercita un potente influsso sugli animali dell'interregno, dell'ombra, che spesso sviluppano corna anche se non previste dalla propria specie. Wow! Ok ragazzi, perdonate un momento lettura. Allora ragazzi, tocca fare una cosa Sus, ragazzi. Come al solito Sus è qui vicino a me. Quindi fammi capire, ci dovrebbe essere una torre Sus a nord-ovest. Non mi dire che è questa roba qui? Questo sembra Gran Tempesta per quanto è grosso. Allora ragazzi, c'è tanto da esplorare. Noi abbiamo fatto niente ragazzi. Io andrò lentamente, incredibile e inesorabile. Ma sicuramente oggi andremo da questa parte magari. Però prima cosa dobbiamo affrontare questo coso orribile, incredibile ragazzi. Allora, io sono terrorizzato perché si vedeva nel primo trailer di Shadow of the Erdtree e sembrava di una cattiveria mostruosa ragazzi. Io non so neanche come iniziare ad attaccare questo coso sinceramente. Ma c'ha delle teste di gigante di fuoco attaccate. Quanto danno gli facciamo? Oh. Ok. Ho saltato di intuito. Ok. Va bene, ragazzi. Ha un quantitativo di vita non umano. Però ci può stare, credo. Ok. Tra l'altro ci dice che possiamo evocare Tiche. Io quasi quasi evocarei Tiche. Anche se penso sia abbastanza inutile contro sto coso. Ok. Mamma mia, la OE di questo affare. Ok, evochiamo Tiche adesso, incredibile. Tiche, tesoro, tesoro, tesoro. Ok, vediamo. Ok, saltiamo. Ok, torrent GG, rompiamoli le gambette, credo. Ok, mi ha dato un pugno Sus. Ok. Ok, ha colpito torrent e l'ha tipo quasi shottato. Diciamo che fa una OE importante, ragazzone. Sì, Tiki è abbastanza inutile, mi sa. Ok, lo sta rifacendo. Però non... Ok. Gli ho rotto una gambina. Quindi altra gamba. Cioè, è un gigante di fuoco, ragazzi, che ci ha creduto di più o di meno. Ai, ai, ai. Ok. Vabbè, fin quando fa così non è un problema, ragazzi. Non so però che gamba gli avevo colpito. Che è questo? Oh, oh, oh! Doppio saltino incredibile! Ok. Sì! Torrent tesoro, mamma mia! Ok. Mamma mia che sleppa! Allora ragazzi, tecnicamente secondo me si può fare. Tiga è morta, ovviamente. Però certo ci metterò 2000 anni a colpire questo affare, ragazzi. Non so neanche se tecnicamente andrebbe ucciso così questo affare. Tra l'altro non mi ricordo neanche quale gamba gli ho rotto, quindi quello non mi sta aiutando. Ah, ok, fa la combo. Giustamente. Ah, ok. Ragazzi, penso ci vorrà un bel po', eh. Tre colpini alla volta. Ragazzi, questo coso andrà giù, Ci metterò probabilmente una marea di tempo. No? Ok, due gambette. Una pungica. Una pungicata alla volta. Ok, ragazzi, mamma che panico. Cioè, non so se ci sono armi più efficaci contro sto coso, capito? Per adesso è così.
Posso dire che è più divertente del Gigante di Fuoco? O vi offendete se lo dico? Ok, ha dato un pugno su. No, questa... Sì, ok, quando fa il saltino doppio fa un doppio AOE importante. Via via. Ok. Via via, lontano, 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 via quando fa saltare. Perfetto, ok, mi ha shottato Torrent Mare. Ok, mi fa ridere che il danno se lo prende tutto Torrent, Porello. Cavolo. Sì, il problema è quando lo fa doppio. Sì, la lancia è proprio un'arma non efficace. Oh, no, io devo fare riposta. Aspetta, aspetta. Dove? Ah, ok, come in quelli grossi. Wow, non è morto? Wow, due riposti devo fare. Ok, wow, non me l'aspettavo. Pensavo morisse. Via, 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 via. Ok, sì, quello a due gambe è terribile. Allora, sicuramente la lancia, ragazzi, ve lo dico, non è l'arma migliore da usare contro sto coso, eh. Cazzo. Ok, due. Fa il terzo? Sì. Ok. Mamma mia, l'ho schivata proprio a fortuna questa, non devo andarci troppo aggressivo. Ok. Bruda il naso. Dai. Beh, questa non me l'aspettavo, ragazzone, eh. Quel calcione non me l'aspettavo dal bimbo, eh. Mi sono perso quale gamba li sto colpendo male. Ah, ma devo rifare tutta la cosa da capo. Wow. Ok. Ragazzi, non vi taglio niente di questo affare, eh? Wow, ragazzi, ma sono tutti così? Mi dovete dare un premio se ne ammazzo uno, eh? Dai, giù, cadi. Mamma mia, per fortuna. Ok. La stamina, ragazzi. Ok. Non cade. Il bimbo non vuole cadere. Io secondo me ho sbagliato gamba, capito? Questo, ragazzi, ci farà malissimo. Mamma mia. Porca miseria, di nuovo. No, non devo allontanarmi che mi fa il calcetto sus. Lo sapevo, cavolo, lo sapevo. Non gli devo mai stare lontano che mi fa il calcetto sus, ragazzi. Ok. Ok. Dai, cadi per favore, cadi. Ragazzi, un'adrenalina. Dove sta? 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 No! I riposte, fai i riposte! Non mi va a fare riposte, ragazzi! Non mi fa riposte! Sta qui! Ok, via! Mamma mia! Lacrima solita respingente, volto della fornace. Quindi praticamente loro sono la versione del mondo d'ombra degli avatar dell'albero madre. Megoglioni. Scusate il termine. Ragazzi, c'ho le mani sudatissime. Mamma mia. Volto della fornace. Materiale per la creazione di oggetti. Molto difficile da reperire. Ci credo, ragazzi. Piccola riproduzione del volto del golem della fornace. Materiale per la creazione di oggetti. Molto difficile da reperire. Maschera ripida ricoperta da corna ritorte che ritrae il crudele dio del fuoco che popola le sacche degli araldi del corno. Quindi non è lo stesso dio del fuoco che abbiamo noi addosso, che veneravano i giganti di fuoco. Giusto, amici? Giusto, quindi è un altro. Bene. Lacrima solida respingente.
Lacrime di cristallo formatasi nel corso dei secoli all'interno di Golem della Fornace, dove la resina sparpagliata dell'albero d'ombra si è raccolta e depositata. Può essere mischiata nell'ampolla di balsamo portentoso, ok. L'infuso ottenuto potenzia brevemente la difesa. Un buffo alla difesa, ne avremmo bisogno. La resistenza ai danni e la stabilità aumentano subito dopo l'assunzione della postura difensiva. Quindi se metto lo scudo si attiva. La corretta esecuzione di una difesa spontanea inoltre rafforza i contrattacchi in difesa. Beh, è fortissima sta roba. Ragazzi, Sus è contento, quindi è positivo, ragazzi. Quando Sus è felice ho meno problemi anche in questo ufficio incredibile. Allora, io direi di andare da quella parte allora. Oh, ci sono gli uccellacci qua. Li ho visti. Ok, la freccia non l'ha proprio sentita. Non so se sia una cosa positiva o no, ragazzi. Ma se gli lancio una lancia incredibile per vedere quanto danno gli facciamo? Ah, vabbè, allora la lancia la sente, va bene. Uccellino? Ma quanto sei carino. Ok. Ok, sono uccellini sus. Allora, mi danno l'idea dei classici nemici che da soli non ti fanno niente, ma se sono più di uno, ragazzi... Va bene, lo uccideremo senza lancia questo. Ah, ok. Ah, ok, no, sono più facile di questo. Vabbè, io ringrazio il Godo che questi cosi vanno giù che è una meraviglia. Ok. Quando vedo delle cose così sus, azzurre, lunghe e pericolose, ragazzi, come dire... Non mi tranquillizzano, ragazzi. Conosco la mente dei nostri amici giappi. Quei cosi di solito fanno cose molto sus, ragazzi. E vorrei evitare che sus subisca proprio quel trattamento. Quindi, come dire, ho un po' d'ansia. Ragazzi, l'audio sta laggando. Non so, è normale? Boh, non lo so. Sento l'audio che fa sus. Ok. Ma io vorrei vedere questi cosi azzurri. Ma mi attaccano? Sono nemici? Ok, questo è veramente disgustoso. Potrei fare delle battute, ma non farò battute su cosa assomigliano, ragazzi. Quindi sono la versione delle meduse di che stanno in questo posto? Mausoleo ignoto occidentale, va bene. Allora, ragazzi, famoci una bevutina. Non lo so. Potremmo... Vabbè, ho sprecato un'altra fiaschetta, ragazzi. Volevo mettermi il mana. Ok, abbiamo Tiche pronta, ragazzi. Vediamo un po'. Attraversa la foschia, ok. Ah, non posso evocare nessuno. Cavaliere della galleria solitaria. Va bene. Anch'io so lanciare le cose da lontano, amico. Ok, gli piace giocare. Ok, andiamo d'attacco. Ok, bimbo. Oh, quanto siamo duri, ragazzone, eh. Ok. Perché ho voglia di provare a fare i perri, però non... Forse non conviene. Ok, duro duro, ragazzi, eh. È molto duro. Con calma. Ok. Sì, secondo questo devi fare i perri, però te lo fai, eh. Ok. Che manco vi posso usare la marcia scienza su sto coso. Va bene, ok, non ci dobbiamo mai far prendere da quei cosi. Mai, proprio mai nella vita. Ok, ragazzi, ora proviamoci così, poi ci andiamo di perri, eh. Niente, l'equilibrio di questo coso è sus. Via, 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 corriamo, via, 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 via. Ok. Quei cosi, ragazzi, sembrano i tizi che stavano all'Endel. Ok, si possono schivare così. No, niente, le schivo tutte, ragazzi. Ok. Ok, va bene, va bene. Ok. Cavaliere della galleria solitaria. Prima morte del DLC. Va bene, ragazzi. Allora, ragazzi, eccolo qua. Abbiamo il perry. Proviamo a perriare questo coso. Abbiamo due scudi. Secondo try, vai. Ammazza, non li schiva tutto lui proprio, eh? Dai, però vieni un po', fammi un po' di... Vieni qua, voglio giocare. Oh, come ci si sente? Eh?
grande amico. Dai, vieni, vieni, forza. Godo. Ragazzi, con calma e sangue freddo. Ok. Ok. Ah, quello è nuovo, eh? No. Guardalo. Ok. Ok. Bello duro, ragazzone, eh? Non sono riuscito a spaccare l'equilibrio una volta. Ok. Con calma. Beve pure! Bene! Sarà lunga allora! Beve pure! Mamma mia! Quello non me l'aspettavo! Che bevesse pure è un po' sus! No, vado via la grande. Ok. No. Ah, le finite? Ok. Oh, fa solo attacco in salto, mo? Oh, dai. Con calma, eh. Dai, su. Ok. No. No, non ci provare. No, peccato. Sì, è pericoloso, ragazzi, eh. Sì, sembra che le ho fa apposta. Pare che ha capito che mi frega così. Intelligentissimo sta cosa. Ok. 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 No. Mi spiace. Ok. No, non mi fido. Ecco fatto. Ciao caro. Fa male, eh? Godo. Nemico abbattuto. Bene, cosa mi dai, amico? 70.000 anime? Ok. Spadone della solitudine. Elmo della solitudine. Corazza della solitudine. Ok, tutto il set per lo spadone. Ok, amico. Tanto 70.000 anime, ragazzi. Vedi, forse ho fatto bene a non fare troppi livelli, così almeno li facciamo mano a mano che andiamo avanti. 70.000 anime. Ragazzi, prima di andare avanti mi farmo un livellino. Arriviamo al livello 162. Allora. Ah, tra l'altro, vedi, possiamo fare i vasi giganti. Fichissimo. Spadone d'acciaio brandito dai cavalieri della galera solitaria. Quindi questa è un'altra roba ancora. Tramite un rituale segreto rinunciavano ai loro cuori in cambio di accrescere la loro capacità in battaglia. Wow! Che assomiglia un po' alla cosa draconica che lì si rimangiavano invece, ok? Che sarà l'attacco suo. Segue un fendente dall'alto con lo spadone da cui scaturisce un arco di luce. L'attacco potente attiva un colpo supplementare in avanzata. Elmo della solitudine. Elmo d'acciaio dei cavalieri della galera solitaria. Parte di un'armatura che ricopre interamente il corpo di placche d'acciaio sovrapposte. Si dice che nei mausolei ignoti del regno d'ombra sia possibile trovare gli spiriti di guerrieri che hanno perduto il loro nome o anche il loro cuore. Fichissima la descrizione. Ok, questo immagino ora l'abilità sus che, insomma, appunto, che non possiamo vedere, che sarà però l'arco di luce. Ah no, lo possiamo fare, questo qui, l'arco che fa lui. Però perché la descrizione dice che lo posso fare dopo? Wow, fichissimo, guardate, fa l'arco di luce, poi premi R2 e fa questo attacco qui, fichissimo. Ok, beh, non male. Con 118.000 anime in giro, ragazzi, non ci vado, ragazzi. Io vorrei
essere tranquillo e incredibile quando vado avanti nell'esplorazione. Quindi ragazzi, ci vediamo tra poco con un livellino in più. A tra poco. Woo! Ed eccoci qua ragazzi, 21 a fede, livello 162 ragazzi. La bellezza di farmare da Mog è che ci metti veramente un minuto a fare le anime. Perfetto! Allora, qui sopra non ci possiamo andare. Qui abbiamo esplorato tutto, mi pare. Cioè, perché qui mi segna... Ah no, è la pozza d'acqua è sussa, non ci possiamo andare. E allora ragazzi, abbiamo un po' che scelte in realtà. Qui c'è tipo un portone gigante. Qui non ci siamo andati. Andiamo là, va? Ah, qui vedi che c'è qualcosa. Qui è una gran festa. Ma quanto siete belli. Meno male che non hanno equilibrio ragazzi. Tra l'altro sono pure con gli occhi chiusi, eh. Cioè non con gli occhi chiusi ragazzi, hanno una bendina davanti agli occhi. Ok. Secondo me questi fanno un male cane, ragazzi, ve lo dico. Fanno questi incantesimi sus che secondo me... Allora, siete pronti a vedere l'abilità di sus, ragazzi? Pronti a subire del ghiaccio, ma di quel ghiaccio che vi ricorderete per sempre. 3, 2, 1, vai! Ghiaccio sus! Oh yeah, ragazzi! Una bellezza! Oh yeah! Grande sus che si può occupare anche di tante persone tutti insieme. Lama rovesciata. Ok. Tipo di arma brandita dagli araldi del corno per generazione, quindi è l'arma che usano sti cosi. Abilità punto cieco, si porta nel punto cieco del nemico con uno scatto, per poi dilaniarlo al fianco, a direzione punta di arma di aquel lato, colpire. Questo attacco si insinua sotto la difesa avversaria. Ma che belle che sono! Wow! Wow! Ok ragazzi, questo ammetto che è un'arma che ci crea un PG sopra quanto sono belle. Ma lo sai che non è male, sus? Ma danno sanguinamento? Non danno sanguinamento ragazzi, peccato. E l'abilità sus? Wow. Ok. Allora, sicuramente prossimo episodio andiamo dentro quel portone, ragazzi. Che dite? Mi puzza di Super Legacy Dungeon. Tanto non abbiamo ancora incontrato neanche un NPC, eh. Non so se me li sto perdendo tutti io, eh. Però neanche uno. Ragazzi. Ho appena detto. È impossibile che non ho incontrato nessuno davanti al falò di questo palese luogo sus che si chiama un Legacy Dungeon, due NPC, ragazzi. Non devo più dire niente, ragazzi. Tutto quello che dico si avvera tra un po'. Allora, prima di parlare però con quei personaggi sus, ragazzi, a sto punto quello sarà il finale di episodio. Voglio vedere qui a sto punto. Ci sono altri uccellacci sus. Vabbè, eliminiamo questi uccellacci che magari c'è qualche sorpresa. Ok, questo uccellaccio non mi darà più fastidio, mi sa, vero? Cercano di mettermi timore aprendo le ali. Molto sus. Però voglio capire perché non riesco a farli. Vedi che non gli faccio riposte. Deve essere un'angolazione sus. Pietra forgiatura più 3. Ah, lì si stanno facendo battaglia dei cosi grossi con cosi più piccoli. Sembrano dei troll giganti. Ok, figo. Qui non c'è niente. Ah, invece c'era qualche cosa, vedi? Covallare a sepolcare più 3. Vabbè, immagino sia la stessa come i minerali sus, ragazzi. Ok. Ok, ragazzi, direi che possiamo parlare con questi personaggi sus e concludere l'episodio, ragazzi. Runa spezzata. Quello è un ponte sus. Ok. Eccola, questa è pure quell'affare che si vedeva nel trailer, che dovrebbe appunto... Quando lo vediamo ci sono NPC sus. Allora, con calma, ragazzi, che qui c'è una marea di roba. Ci sono due NPC. Ok, un'altra signorina. Senza quel senza luce è stato mica gentile a condurti qui, come per tutti noi del resto. Io sono Freya. Un tempo combattevo al fianco del generale Radahn, me coglioni. So farmi onorare in battaglia, te lo assicuro. Un'altra cosa. Burbero amico? No. Però di darti una mappa con la posizione delle croci, ne troverai altre disseminate per queste terre. Sono le orme del gentil Michela. Sta cosa del gentil Michela, ragazzi, ve l'ho detto come nell'altro episodio, ragazzi. Con me, io la butto così, Michela è il villain definitivo. Ok, dobbiamo parlare con quel burbero amico laggiù, che a quanto pare ha le mappe di questi luoghi dove Michela ha messo i piedini e magari sono il ritrovo degli NPC. Tu chi sei, invece? Ah, tu sei tutto coperto? E hai le lame che ho trovato prima. Tu sei sus, secondo me, eh? Fai. Ancora? Ahimè. Tu pure alla ricerca di Michela.
come sembra che i nostri obiettivi coincidano. Ok. Ma sappi che non esiste perdono per la tua stirpe. Ok. L'albero madre è nemico del mio popolo. Marika ci ha traditi e dato alle fiamme. Bene, ok. Io credo nelle scuse di Michela e nella sua promessa di liberazione. Ma il mio disprezzo per la tua stirpe è assoluto. Quindi lui fa parte del crogiolo. Infatti ha le corna. Vedete che ha i cornini in testa? E quindi lui ce l'ha a morte con noi. Perché Marika ha fatto quello che ha fatto. Mesmer ha distrutto quelle città, come si vedeva nel teaser story, che a quanto pare erano creature del crogiolo. Quindi il crogiolo qui è stato proprio purgato. E tuttavia devo tenere fede al mio voto. Se Michela che cerchi, lascia che ti offra questo dono. Sono i luoghi in cui si trovano le croci. Ti prego, segui Michela. Okay. Finché ti seguirai le sue orme, non saremo mai nemici. Frase sus. Mappa delle croci. Germoglio di sangue empiro. Adesso lo leggiamo. Poi c'è un drop viola. Cambia azione. Tocca la croce. No, prima raccogliamo l'oggetto. Un altro frammento di albero d'ombra. Che succede se tocchiamo la croce? Parole incise... Ok, no, sono le spade che stanno in interregno. Parole incise si fondono. Qui abbandono il primo brandello del mio corpo. Germoglio di sangue empireo. Molto difficile da reperire. Sboccia nelle pozze in cui si raccoglie il sangue dorato di Michela. L'empireo ferito. Mappa abbozzata di un araldo del corno. Riporta la posizione di croci dorate. Le croci indicano le impronte dei passi di Michela. Forse c'è una tipo a sinistra e una a destra? Forse noi siamo in quella al centro, ok? Ok ragazzi, tanta roba, wow, che finale di episodio, pazzesco. Abbiamo il lago Sus, abbiamo un ponte che ci porta a un luogo brutto e questo che è palese un Legacy Dungeon. Però pure quello siamo un Legacy Dungeon, quel castello Sus. Forse andiamo prima al centro, che mi pare un lago. Io andrei quasi quasi al centro e poi andiamo a destra, che dite? Va bene. Sus, hai qualcosa da dire prima che finisco l'episodio? Guardate che scena incredibile con Sus, che si prepara sempre di più a conquistare questo posto incredibile. Direi che la puntata di oggi può finire qui e abbiamo eliminato il golem che ci dava i colpi con i suoi piedoni giganti e poi abbiamo eliminato quel tizio Sus spettrale nella tomba incredibile e poi abbiamo parlato con questo personaggio incredibile e quell'altro dietro incredibile, un sacco di signorine Sus, mamma mia, l'arem di Sus diventa sempre più grande. Però nel prossimo episodio abbiamo tre vie Sus. Vedremo cosa succederà. Damn. Ragazzi, che cosa siamo voi? E ci vediamo al prossimo episodio. Woo!